La parola quotidiana di Dio. La conoscenza di Dio va ottenuta attraverso la lettura e la comprensione delle sue parole. Alcuni dicono: "Non ho visto il Dio incarnato, dunque come potrei conoscere Dio?" Di fatto, le parole di Dio sono un'espressione della sua indole. Da esse si può capire il suo amore e la salvezza che egli offre agli uomini, nonché il suo metodo per salvarli. Ciò avviene perché le parole di Dio sono espresse da lui stesso, non scritte dagli esseri umani. Sono state espresse personalmente da Dio. Dio stesso esprime le proprie parole e la propria voce interiore. Perché si dice che siano parole pronunciate con il cuore? Perché arrivano dal profondo ed esprimono la sua indole, la sua volontà, i suoi pensieri e il suo amore, la sua salvezza e le sue aspettative per l'umanità. Tra le parole pronunciate da Dio, ve ne sono di severe, di gentili e premurose, e anche alcune rivelatrici che non sono in linea con i desideri umani. Se ti concentri solo sulle parole rivelatrici, potresti pensare che Dio sia piuttosto inflessibile. Se guardi solamente a quelle gentili, penserai invece che Dio non abbia molta autorità. Quindi non dovresti prenderle fuori dal contesto, ma considerarle da ogni angolazione. A volte Dio parla da una prospettiva gentile e compassionevole, e allora la gente vede il suo amore per l'umanità. Altre volte egli parla da un punto di vista molto rigoroso, e allora le persone vedono che la sua indole non tollererà alcuna offesa. L'uomo è deplorevolmente sporco e non è degno di vedere il volto di Dio o di presentarsi dinanzi a lui. E il fatto che ora alle persone sia concesso di presentarsi dinanzi a lui è solo grazia di Dio. La saggezza di Dio si può notare dal modo in cui egli opera e dal significato della sua opera. Le persone riescono comunque a constatare queste cose nelle sue parole, persino senza che lui le contatti direttamente. Quando qualcuno che ha una genuina conoscenza di Dio viene a contatto con Cristo, tale incontro può correlarsi con la sua attuale conoscenza di Dio. Al contrario, quando qualcuno con una comprensione meramente teorica incontra Dio, non riesce a vedere la correlazione. Questo aspetto della verità è il più profondo dei misteri. È difficile da afferrare. Ricapitola le parole di Dio sul mistero dell'incarnazione. Considerale da tutte le angolazioni e poi prega insieme agli altri. Rifletti e condividi di più su questo aspetto della verità. Nel far ciò, sarai in grado di ottenere l'illuminazione da parte dello Spirito Santo e di raggiungere la comprensione. Poiché gli esseri umani non hanno alcuna possibilità di venire a diretto contatto con Dio, devono fare affidamento su questo tipo di esperienza per trovare la propria via ed entrare un poco alla volta al fine di conseguire la vera conoscenza di Dio.